Nel mese di luglio il saldo del settore statale si è chiuso in linea con le previsioni con un avanzo di 16 miliardi, lo riferisce il MEF. Il mese di luglio 2022 si era chiuso con un avanzo di 8.401 milioni. La crescita registrata a luglio 2023 determina una minore emissione di titoli di Stato a medio e lungo termine nel mese di agosto 2023. La spesa relativa agli interessi sui titoli di Stato è aumentata di 1.500 milioni rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Nel confronto con il corrispondente periodo del 2022, il saldo beneficia di un aumento degli incassi fiscali dovuti all'autoliquidazione e di una riduzione dei pagamenti, cui contribuisce anche la minore spesa previdenziale che lo scorso anno risentiva del pagamento del cosiddetto bonus 200 euro ai pensionati. Si segnala tra gli incassi fiscali il versamento del contributo di solidarietà da parte delle imprese energivore per un importo di 2.801 milioni e il versamento al bilancio dello Stato di 489 milioni per compensare i minori incassi da IVA. Quasi 35 milioni di italiani hanno trascorso o trascorreranno una vacanza fuori casa durante il periodo estivo, dormendo almeno una notte fuori. È quanto emerge dall'indagine della Federalberghi sul movimento turistico degli italiani. Agosto resta il mese più gettonato per programmare la vacanza e si fa sempre più frequente la scelta del fine settimana di relax o della vacanza mordi e fuggi, mentre in riferimento all'alloggio è l'hotel a ottenere il primato. Resta tuttavia il problema del caro vita. L'aumento dei prezzi ha generato nei vacanzieri di questa stagione la necessità di ridurre la durata del viaggio e le spese in generale, tra alloggio, cibo e divertimenti. La maggior parte dei vacanzieri passerà da 4 a 7 notti fuori casa. Tra le mete preferite vince l'Italia. Oltre l'89% degli italiani, infatti, per la propria vacanza estiva principale, rimarrà nel paese. Il mare si conferma il luogo più gettonato, seguito dalla montagna e dalle città d'arte. E anche tra chi si recherà all'estero, sarà il mare ad attirare maggiormente, soprattutto in paesi vicini allo stivale. Secondo l'indagine, si spenderanno in media 972 euro a persona, per un giro d'affari complessivo di quasi 34 miliardi di euro. Tra le tipologie di soggiorno scelte dagli italiani per trascorrere le vacanze, l'albergo rimane quella privilegiata, insieme alla casa di parenti o amici. Seguono il bed and breakfast, la casa di proprietà e l'agriturismo. Per quanto riguarda gli spostamenti, dall'indagine emerge che la maggior parte dei vacanzieri userà la propria auto per recarsi nel luogo di vacanza. A seguire, tra i mezzi scelti ci sono l'aereo e la nave. Coloro che non andranno in vacanza tra giugno e settembre invece rappresentano il 41% della popolazione. Dispositivi medici, strumentazioni tecnologiche, vaccini e farmaci per il dolore dei pazienti oncologici. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dato il via libera a 3 accordi per l'innovazione nel campo della ricerca e del settore biomedico farmaceutico. L'investimento complessivo è pari a circa 23 milioni di euro e coinvolgerà 4 regioni, Campania, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Il primo progetto, Molecular Interaction Studies through Artificial Intelligence, ha come obiettivo la ricerca scientifica in campo biofarmaceutico e la realizzazione di vaccini e farmaci basati su molecole fotoattivabili più efficaci. Sarà realizzato nelle città di Imola e Siena. Il secondo progetto, Innovative Platform for Translational Research, riguarda in particolare la realizzazione di una piattaforma innovativa basata sull'integrazione di dati di imaging digitale preclinico, dati di biochimica e immunoistochimica e dati clinici e strumentali di pazienti affetti da patologie cronico-degenerative. Gli investimenti interesseranno le città di Caserta, Napoli e Fisciano. Il terzo progetto punta a sviluppare dispositivi oftalmici per la prevenzione e il trattamento di patologie degenerative dell'occhio, come ad esempio il glaucoma. Gli accordi saranno gestiti da Mediocredito Centrale per conto del Ministero. L'Istituto Nazionale dei Tributaristi ha inviato una memoria sulla delega di riforma fiscale alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato. I tributaristi hanno evidenziato che la riforma è importante non solo per migliorare il rapporto fisco-contribuente sia per le famiglie che per il settore produttivo, ma anche per dare credibilità al sistema Italia
nei confronti degli investitori esteri e dei mercati finanziari. Secondo gli esperti è necessario introdurre forme di controllo preventivo per intercettare le truffe, ma in maniera mirata e non generica, che colpisca anche chi non ha nulla a che vedere con evasione o raggiri.